Ed ora uno dei momenti più attesi, Luca, sempre del nostro TG, e cioè quello della raffica di mercato. Ci sono tante trattative in corso. Tante trattative, partiamo, questa volta ribaltiamo un po' il nostro canovaccio, dalla Serie C, perché c'è un annuncio che riguarda il Monopoli, non è di mercato, Monopoli che lo ricordiamo lavora sempre al rinnovo di De Franco in difesa, ma è la comunicazione della sede del ritiro. Sarà Villa d'Agri, frazione del comune di Marsico Vetere, a ospitare la prima parte del ritiro precampionato del Monopoli in vista del prossimo campionato di Serie C. A comunicarlo è proprio la società biancoverde. La data di partenza è quella del 22 di agosto, quella di ritorno per gli uomini di Beppe Scienza è del 4 di settembre. A Bari sono ore di riflessione sul futuro del DS Matteo Scala e di mister Vincenzo Vivarini. Per la panchina è viva anche la pista che porta Gaetano Uteri, indice di gradimento importante anche per Tesser e Venturato. Da quello che ci risulta, entro mercoledì mattina ci saranno comunicazioni ufficiali da parte della società. Intanto oggi, nella giornata di lunedì, il presidente Luigi De Laurentiis ha incontrato suo padre, il proprietario Aurelio De Laurentiis, a Capri per fare il punto della situazione. In casa Virtus Francavilla c'è un ritorno che si avvicina, è quello del laterale Carmine Setola, che potrebbe prendere il posto di Alessandro Albertini, il capitano che ha lasciato dopo 4 anni il club. Andiamo in Serie D, nel girone H c'è un annuncio che riguarda la Fidelisandria, che ha acquisito Pietro Tusiano, classe 95, seconda punta, che può giocare anche come esterno offensivo. È stato protagonista con la maglia del team Ortanova nell'ultimo campionato di eccellenza pugliese, con 15 reti in 25 gare, tutti gol determinanti per la salvezza del sodalizio foggiano. Un attaccante è anche l'ultimo annuncio del Casarano, perché è stata portata a termine nella giornata di domenica l'operazione riguardante Samuel Ryder Rodriguez, attaccante che ritrova quindi Vincenzo Feola. L'anno scorso ha segnato 15 reti con la maglia dell'Audace Cerignola, in realtà a referto ce ne sono 14, perché una è arrivata nella partita contro il Taranto che non fu omologata. Lo ricordiamo, il Casarano aveva già un buon numero di confermati, ovvero Lobianizze, Occhiuto, Versienti, Feola, Atteo, Mincica, Matera, Giacomarro e Favetta. In casa team Altamura si lavora a tre arrivi, tutti under, il portiere Lorenzo Bozzi, un 2002, stesso anno di nascita di Marolla e poi del 2001 Ansani, tutti dal Monopoli. Il Gravina ha concluso un arrivo in attacco e quello di in difesa, scusate, quello di Matteo De Gol, l'anno scorso 21 presenze con la maglia del Grumentum. Possibili novità in attacco sono state invece anticipate dal direttore Pino Costantiello, ospite di Super Mario Sport. Lavora in attacco il Taranto per l'arrivo di Giuseppe Giovinco nell'ultima annata, 24 presenze e 6 reti con la maglia del Ravenna per il fratello di Sebastian Giovinco. In casa Brindisi Michele Cazzarò potrebbe essere il nuovo allenatore, l'unica alternativa ancora in corsa è quella rappresentata da Massimo Costantino. Scendiamo in eccellenza perché c'è grande fermento per i nomi che potrebbero lasciare la SLAI Trani. E allora, su Vito di Bari ci sono Martina e Nardò, Carlos Biasone seguito dal Casarano, Loris Palazzo a tanti estimatori, è stato affiancato anche al Barletta, mentre Facundo Ganci e Manuel Gonzalez, ex Fasano, rispettivamente centrocampista e difensore, piacciono tanto ancora al loro ex allenatore Giuseppe Laterza, che oggi siede sulla panchina del Taranto. Accorato è stato confermato in attacco con la Uole a Godirin, sono in arrivo tre juniores dalla Virtus Francavilla, la mezzala Davide Olibardi, classe 2001, già accorato nella scorsa stagione, il terzino sinistro Graziano Strusi del 2002, stesso anno di nascita per Michelangelo Telesca, esterno offensivo. A Martina c'è un annuncio e riguarda Luis Alberto, da non confondersi con il fantasista della Lazio, Luis Alberto Diez Ozerin, altro acquisto iberico, detto Tato, classe 1992, è un centrocampista. In Italia ha giocato con il Chieti, ha anche 5 campionati all'attivo con il Racing di Santander nella Liga Spagnola, è stato compagno di squadra di Delgado, è il sesto annuncio dopo Fruci, Marino, appunto Delgado, Camporeale e Barrera. In arrivo anche il classe 2001 Gabriele Greco, difensore dal Francavilla, e anche il centrocampista Rocco Mangialardi, stesso club di provenienza, classe 2001.
2002. Andiamo a Trani, sponda Vigor, ci sono degli arrivi per la Vigor Trani, ovvero Giulio Martinelli, Matar Tal, Alex Ndiaye e Andrea Antonicelli, sono stati comunicati ufficialmente, sono in arrivo anche altri volti nuovi. La preparazione avrà il via il 18 di agosto in casa Vigor nel campo San Pio a Enziteto. Infine l'Ortanova, che ha salutato Tusiano passato all'Andria, ha battuto un colpo in attacco, ovvero Vittorio Pugliese, attaccante originario di Cerignola, ex Manfredonia, Matera, Real City, Stornarella e Canosa, tante partite anche in Serie D per lui, rappresenta quindi il rinforzo di qualità per l'attacco dell'Ortanova.